In tutti gli angoli della città i manifesti con su scritto "Stiamo a casa" e da questo martedì anche l'uso della mascherina obbligatorio. In spazi chiusi, pubblici e privati, siamo ad Empoli, dove con la fine della distribuzione delle mascherine entrano in vigore le sanzioni per chi non le porta. La mascherina è un supporto per chi deve uscire tenendo conto comunque delle motivazioni, quindi non è una sorta di motivazione o di lascia passare. Un'ordinanza amministrativa emessa dalla Regione Toscana, lo ricordiamo, che prevede una sanzione da 400 a 3.000 euro. Bene, perché potrebbe farle la multa senza mascherina. Ce l'ho, guarda, ma solo paura per respirare. Aspetta, me la metta allora, ci vengo più bellino. Ecco, no, non è più bellino, l'importante è... No, così intanto tappo, sicché è più bellino di sicuro. Ecco, ok, ora ci così siamo in regola. Perfetto. Giorno, non ha la mascherina. Qui dentro. La mascherina ce l'ha? Ce l'ho, eccolo qui, guardi, ora esco. Grazie, buona giornata. E questo martedì tante le persone che vediamo in giro, soprattutto questa mattina, la piccola spesa, la farmacia, ma praticamente quasi tutti, se non tutti, con la mascherina. A me solo fino a che non arrivi a casa non si levano. Non si levano? Sì, sì, direi. Ma la portava già da tempo lei? Sì, da quando ci hanno messo in casa. Mascherine della regione che ad Empoli sono state consegnate anche con l'ausilio dell'esercito. Il lavoro è stato molto molto grande e può succedere che qualcosa insomma sia saltato. E quindi oggi e domani saremo in copertura sul territorio per consegnare appunto queste mascherine e garantire comunque il nostro servizio sul campo. Altra regola imposta dalla Regione Toscana, un distanziamento sociale di 1,80 m. Siete un po' vicini, bisogna stare a 1,80 m. Ok. 1,80 m.